Sì, meglio si preparano senior e junior per un ultimo caso, Piango Natale. Vorrei ascoltare brevemente la presidente dell'ADES, che è stata già citata da Piaggio del Monte, prego accomodatevi, che ha organizzato insieme alla scuola questa manifestazione. E prego, Renato, cominciate a prepararvi, così mettiamoci giù, così facciamo spazio, prego. Allora, ascoltiamo brevemente una riflessione anche del Presidente, che penso vorrà fare anche dei ringraziamenti e dei saluti. Prego. Grazie, Benito Gaetano. Io vorrei solamente, come diceva lui, fare dei ringraziamenti. In primo luogo la dirigente scolastica, perché ci ha dato la possibilità a noi dell'ATES di poter organizzare una manifestazione insieme alla scuola. Ci auguriamo che non sia l'ultima e che ancora ne potremo fare tante altre insieme. Poi vorrei ringraziare i genitori che sono sempre disponibili in tutto ciò che noi andiamo a fare. Veramente sono delle persone particolari. E poi permettetemi la maestra dell'ADES, per la quale veramente vi chiedo un applauso straordinario, perché come diceva il maestro Gaetano prima, è veramente a livello di solidarietà e di affetto, perché lei impegna tante ore per noi senza badare al tempo, all'orologio e a tutto quanto. E poi un ultimo ringraziamento al nostro stilista. Gli abitini che avete visto indossati dai bambini sono stati realizzati dallo stilista Alessandro Riva, che è sempre pure vicino all'associazione. Solamente un'ultima cosa, ringrazio di cuore le colleghe della scuola che mi hanno aiutato sempre a realizzare tutto quello che avete visto, perché tante volte spesso chiedo il loro aiuto, i loro consigli, le loro idee. Quindi veramente vi ringrazio di cuore e grazie a tutti, buon Natale, auguroni. Grazie, auguri di buon lavoro anche, che possiate continuare per tanti anni su queste iniziative. Grazie ai relatori, grazie al pubblico, a voi, tutti quanti insieme in un progetto di condivisione per rinnovare la scuola, per cambiare e rinnovare la società. Questo mi sento di dire. Auguri di buone vacanze a tutti con un bianco Natale, e che rischia di essere davvero bianco, perché il cattivo tempo c'è, ma neve pure, è un bel auspicio. Buone vacanze, bianco Natale.
accompagnato con tanta pazienza e partecipazione. Non dimentichiamo che c'è qualche piccolo omaggio da signora Camaldo. Io lo affido a voi questo compito, perché è tutto vostro, prego. Allora, poiché nella nostra associazione, oltre al canto, ci sono anche altre attività, lasciamo stare il ballo perché quello è in continuazione, però abbiamo la maestra Enza Brandi che fa parte del corpo, un piccolo saluto. La maestra Enza Brandi, tanta brava a fare il decoupage, ha preparato questi piatti decorati con oro e con stelline per i nostri relatori e per la nostra dirigente. Volevo dire al professore Femminella, perdonatemi, oltre al piccolo omaggio dell'ATES abbiamo aggiunto la scaletta dell'ATES, che è il simbolo della nostra associazione, la scaletta della vita, proprio perché l'associazione è composta da piccoli e grandi, il desiderio di arrivare sempre più in alto e di arrivarci con gioia. Direttore Limongi, sempre così vicino all'associazione, alla nostra dirigente, certo, alla maestra Elena Spano, e al nostro carissimo Don Enzo, Poi vogliamo consegnare un piccolo omaggio delle nostre attività alla signora Campanaro. La signora Campanaro. È un... il nostro presentatore, se gentilmente torna qui, questa volta a parlare siamo noi. Allora, il calendario come te lo conosci, la scaletta della vita. Dov'è? A questo punto la dirigente riconsegna il microfono. Arrivederci e buon Natale. Grazie.